No, niente, niente. Sai che conoscendo meglio questi artisti, no? Con i quali abbiamo a che fare anche dietro le quinte. Sì. Ce ne sono, nascono un sacco di elementi nuovi, ci dicono delle storie, degli aneddoti molto belli. Sì. Uno di questi me l'ha raccontato quel signore che si sta alzando adesso, che è Livio Macchia. Mi ha raccontato questo aneddoto, che c'era questo ragazzo che era un fan accanito dei Camaleonti, che però era particolarmente simpatico, coinvolgente, cioè li seguiva sempre. E aveva conquistato un po' tutti, insomma, quasi quasi se lo aspettavano, come mai stasera non c'è? E quando veniva era un piacere averlo vicino. Un imbucato, insomma. Un imbucato di lusso, però simpatico, diciamo. No, sto scherzando, certo. Un fan, quindi, che poi è diventato anche un fan, ora. Sì, è un fan. Un fan che poi, tra l'altro, anche lui, come ci hanno appunto ricordato, la Vezzi Longhi faceva parte dei Trappers. Esatto. Lui oggi è un grandissimo attore, imitatore, comico. Insomma, è lui. Signore, io vi, e signori, vi dico soltanto Teo Teocoli! What is? Sta arrivando, sta arrivando. Arriva, arriva. Sta arrivando. Anche tu hai fatto parte dei Trappers? No. Io no. Quanti anni mi dai? Pochi. Pochi, pochi. Ci siamo? Lo vedo arrivare. Sì, eccolo. Teo Teocoli. Buonasera, Teo. Buonasera. Grazie. Allora. Io non è che li seguivo, ero dappertutto. Appena c'era qualcuno che cantava, io arrivavo e dicevo: mi fai salire, dai, vieni su. E cantavo un pezzo come Sostenendere e altri pezzi. Però ho fatto delle cose, se vogliamo, a volte straordinarie. Perché, ad esempio, mi hanno insultato in tanti per questa cosa che dico. No, io ho portato per la prima volta Battisti da Mogol. Io, ma non perché si parlava di musica, perché io andavo in giro, andavamo di qui, andavamo alla RCA, alla CBS, alla Ricordi, e Battisti, che non era di Milano, era di Lazio, nel Lazio, mi veniva presso. Poggio Bustone. Esatto, e quel giorno siamo andati su da Mogol, e Mogol non c'era. Però. Quindi non ho fatto niente, però gli ho detto stai qui perché con lui va avanti e indietro e... è una trottola. Dopo un mese era ancora lì seduto, ho detto, è arrivato? Ma io ho visto mai, ho visto sempre il padre, ma... Però l'ho portato da un'altra parte, l'ho portato in via del 500 a Milano con il maestro Hiller Patacini. Cosa ho senso? Non lo so. Quelli di via del 500. Ah, siete della zona? Sì. Rogoredo. No, in via del 500... col maestro Patacini a fare un, che sto facendo un disco con la Vanoni, che non ci ha neanche cagato. Ottimo. Noi eravamo lì seduti davanti così, lei non ci vedeva ma non ci guardava. I Trappers li ho portati a vedere i Beatles a Genova con una macchina che mi prestò il proprietario locale dove cantavamo. Perché tu li portavi fisicamente guidando tu? Sì, non avevo la patente però. Ottimo. Una macchina enorme, una macchina. Io ero già stato a Milano, poi da Milano sono andato a Genova per cantare con loro dove eravamo? A Finale Ligure. Finale Ligure. Poi mi sono fatto prestare la macchina e sono andato a rivedere. Poi quando sono arrivato a Genova non avevo soldi nel biglietto d'autostrada. Gli ho dato quello là, genovese, ho detto guardi, tirato fuori il biglietto e mi è volato via proprio qui. Ho detto, dai cammina bella, cammina, dai, è forte cammina. Ah, capito. Ma erano altri tempi, oggi ti arresta. Esatto. Ecco. Teo Teocoli, signore. Allora, per farla breve, io non ho fatto il cantante perché ho cantato con la PFM, ho cantato con i Trapper, ho cantato con quelli che erano la prima. Ma non imparavo neanche le parole. Ah, ottimo. Allora, una persona mi ha detto, no cacchio, tu devi venire al clan. E quindi sono andato al clan e lì sono finita, non è successo più niente. Anzi, una notte proprio, in piazza Cavour, con Michi del Prete, Michi mi fa, Teo, vuoi cantare una bella canzone? Che a me piace molto, Adriano non l'ha voluta fare, facciamola noi, poi casomai il clan la produce. Va bene, io ho cantato questa canzone,
mentre la cantavo è salito Adriano, ha fatto: oi, fermi tutti, questa canzone non è bella, se no la facevo io, chiaro? E va bene, sta cantando tutto io. No, niente, dai. La canzone era Nessuno mi può giudicare. Ma Adriano diceva queste cose, sai una cosa, Teo? Dalla non venderà mai un disco. Ce n'era lungo, insomma. Insomma, vabbè, adesso io voglio farvi, per ridere, perché qui è una serata musicale. Congiudiamo, così lo lasciamo veloce, da solo. Se mi date una chitarra... Guarda, qui ce ne sono tantissime di chitarre. Ma non posso toccarle se non c'è il proprietario. Date una chitarra, Teo. Ti presta una chitarra, Teo? Quelli via di 500 con la chitarra non sono venuti. Guarda che taccagni, non la presta nessuno. Dai, ma perché non te la presta nessuno? Ci sarà? Arriva. Arriva il casellante di Genova. Il casellante, anche un seggiolino? Dai. Cioè, questa è totalmente improvvisata, è veramente. Sì, improvvisata. Ecco. Vai. Poi se volete dopo vi canto l'emozione non a voce. Teo Teocoli, un applauso! Sì. Io non so suonare la chitarra. È tutta una scena, però mi posso un po' accompagnare. Farò un purpurì di canzoni tra le più belle di Lucio Battisti. Vorrei assoluto silenzio e un po' di atmosfera, grazie. Troppo alta? Ma non si sente niente, capitano? Intanto non so suonare, dai, fa niente. Appena un po'. Ah. Adesso che cazzo faccio? Facciamo che gratto un po'. Di Mogol, Battisti, Pace, Panzeri, Pilat. Vi canterò Emozioni. Per favore. Inseguendo una libellula in un prato, un uomo grande e grosso addosso mi è saltato, ed un dolore al fondo schiena io ho sentito, e sono svenuto. Chissà chi è, chissà che vorrà, chissà che vorrà da me, ma solo adesso lo sto sentendo. Adesso un anno che sono chiuso dentro casa, non vado più nemmeno a far la spesa, perché quell'uomo sempre lì davanti all'uscio con la sua sposa, alzarsi una mattina all'alba, sai, setacciare il letto e non trovar più lei, e dirsi: dove sei, cosa fai, dove vai, cosa vuoi, che ne sai, eh? Non sei Francesca? Anna! Non sei Francesca? E camminare nella mattina nella brughiera, sai? Evitare gli sterpi, le merdacce e tutto quel che c'è davanti, e poi girare all'angolo e trovare ancora lui. Ancora tu? Non dovevamo vederci più? Non hai mai visto un uomo piangere? Se mi salti ancora addosso tu lo rivedrai. Una denuncia te ti beccherai, e poi scappare via come il vento, sai, attraversare le colline, i fiumi, gli stagni, i monti, i laghi e tutto quel che puoi, girare l'angolo e trovare ancora lui. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Il carretto passava, i gelati vendevano i libri. Pollo, tu sei mio, e quando dico mio ti mangio solo io.
non mi ricordo più le parole qui. Aspetta. Ho scelto Metronotte per amico, lo porto a letto ma non glielo dico, ti amo forte, debole, compagna, ti do due colpi via tutti in campagna. Grazie, grazie. Per finire farò Adriano. Chitarrista. Arriva, arriva. Pesa una tonnellata, aspetta, eh. E voce, devo ancora cominciare. Chi è che ha un paio di occhiali scuri? Perché così sennò non si vede bene. Dai, tirate fuori gli occhiali scuri. A cappella, voglio che cantiaste anche voi. Se non conoscete i verbi io non è che posso insegnarvi tutto, ragazzi. Oh, gli occhiali! Vi canterò una canzone che dedico soprattutto a tutte le ragazze che sono qui dentro, perché sono tutte ragazze. Se amano la musica, rimangono ragazze per sempre. Io sono solo una piccola parentesi. Arrivano i baricoli o no? Arrivano? Se no non riesco. Canterò a cappella l'emozione in una voce. Vediamo come si fa a cappella, cavolo. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, è testonata anche, e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, perché sono quel che sono, disonesto ma lo giuro, se tradisco non perdono, se tradisci non perdono, ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so mi contraddico, ma sono io per te tra le mie braccia. Tutte le ragazze. Ed è importante, questo sai, per sentirsi pienamente noi, un'altra vita che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, non sembriamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirsi pienamente noi, un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Questa piccola performance, un po' sguaiata, un po', la dedico a quel ragazzo piccolino che ho conosciuto quando aveva 16 anni, che si chiamava Tonino Cripezzi. Grazie, arrivederci. Teo Teocoli! Meraviglioso Teo! Grazie Teo. Grazie, grazie Teo, grazie mille. Grazie davvero. Hai visto? Beh,
Caspita. Ti è piaciuto Teo Teocoli? Un grande applauso a te ancora!